come vi dicevo prima, quella del buon pastore, evidentemente non è la sola espressione, la sola manifestazione che Dio è amore, che Dio è misericordioso, perché proprio Gesù è l'espressione vivente, è la manifestazione più chiara che Dio ci ama teneramente. E quando uno come me è stato nel deserto e ha visto la dolcezza, la tenerezza di questi uomini rudi, come sono questi arabi che vivono nel deserto, questi nomadi, evidentemente sente la verità di queste parole di Gesù, di questa dolcezza con cui il pastore tratta gli animali più deboli forse della nostra terra. Non c'è nulla forse di più debole dell'agnello, della pecorella, e quindi questo amore del Padre si piega sulla nostra fragilità, sulla nostra debolezza, e ci possiamo contare anche nei momenti in cui ci sentiamo così soli, così abbandonati, così indegni anche della compagnia degli altri. Tutto, sempre dobbiamo alzare gli occhi e pensare che questa tenerezza non può cambiare. Noi possiamo cambiare, anzi noi cambiamo. Però vedete, in questo brano del Vangelo di Giovanni, in questo capitolo, c'è anche qualche cosa di molto duro, vorrei dire quasi di difficile da accettare. Per esempio, quello che dice Gesù: tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Chi sono questi? Si potrebbe dire a Gesù: ma prima di te sono venuti i profeti, sono venuti altri che hanno manifestato l'amore del Padre. Quindi un ebreo si potrebbe giustamente lamentare di questa espressione attribuita a Gesù. Ma non bisogna dimenticare che il Vangelo di Giovanni è il Vangelo più tardivo, quello che, vorrei dire, in un certo senso rappresenta la grande crisi della separazione, della separazione dei cristiani e dagli ebrei. E la separazione non è stata pacifica, è stata violenta, dolorosissima, perché noi uomini siamo fatti così, capite? Quindi che non sappiamo fare le cose con dolcezza. E i cristiani sono stati proprio buttati fuori dalla porta. Non avevano nessuna intenzione, evidentemente, di creare una nuova religione. Gesù non ha mai detto questo. Gesù è venuto per interpretare Dio, che cosa veramente Dio voleva attraverso la legge, attraverso tutta la storia di questo accompagnamento attraverso il deserto fino al Tempio. E quindi Gesù riprovava questa interpretazione così letterale, così, vorrei dire, urtante della legge. La legge e le sue spiegazioni, le sue applicazioni, tutto il commento, tutto quello, vorrei dire, in un certo senso metteva il fedele in una posizione incomoda, non libera. E quindi in un certo senso, mentre la legge doveva indicare il cammino per andare a Dio, per andare al Padre,
per conoscere il Padre, per fare esperienza di tutta la sua dolcezza. Invece la legge in un certo senso provocava quasi una certa asprezza, una certa difficoltà, un certo rigore che non è certamente nell'intenzione di Dio. E quindi Gesù voleva ricordare quello e voleva soprattutto sottolineare che quando la legge va contro l'amore, quando si oppone all'amore, evidentemente vuol dire che non è da Dio, perché Dio è essenzialmente amore. E sapete, chi legge il Vangelo non ha che scoprire questa polemica permanente di Gesù contro il Tempio. Per questo questa frase, questa espressione anche molto bella, io sono la porta, che in fondo che cosa vuol dire? Vuol dire che il gregge non ha bisogno di porta, perché sono io, e quindi la legge che è proprio che è come una porta, che è qualcosa che si chiude, è qualcosa che chiude la persona al di fuori, a guardare gli altri, ad accorgersi degli altri, ad accorgersi del mondo, perché il teatro del credente non è il tempio, ma è il mondo, è la realtà, capite? Sono gli altri particolarmente. Allora per quello che Gesù dice che io sono la porta, non c'è più una porta chiusa che rinchiude coloro che credono, coloro che osservano la legge e li separa dagli altri, perché non ci sono più gli altri, capite? E questa è la grande riforma di Gesù, cioè ci sono i fratelli, ci sono le persone a cui dobbiamo andare incontro. Ma purtroppo, vedete, succede che la religione chiude, la religione separa, la religione divide. Anche oggi succede questo. Ed è difficile dichiarare quali sono i colpevoli, da che parte sta la verità, da che parte sta l'errore. Ecco. E bisogna dire che quando anche la difesa della verità diventa odio, diventa separazione, diventa violenza, vendetta, evidentemente lì Dio non c'entra, perché Dio è amore e non possiamo mai odiare, non possiamo mai separarci, non possiamo mai disprezzare la persona umana unicamente in virtù di che cosa? Certamente non di Dio, ma di quella che noi chiamiamo la verità, che è l'opinione che noi ci siamo fatti di Lui, capite? E quindi quando vediamo questa parabola del buon pastore, dobbiamo sempre, vorrei dire, sottolineare la tenerezza, la misericordia, l'indulgenza, la bontà e soprattutto questo soccorso al debole, al fragile, alla persona che non ha forza, ecco. E tutto questo ci indicherebbe una condotta di vita religiosa molto diversa da quella che molte volte noi conduciamo, che è piuttosto fatta di divisione, qualche volta è fatta di autosufficienza, qualcosa di asprezza, capite? E anche dobbiamo riconoscerlo oggi, e riconoscerlo per piangere perlomeno simbolicamente, che molte volte coloro che vengono chiamati pastori e che dovrebbero rappresentare proprio questa dolcezza, questa apertura, questa docilità e questo spirito di servizio soprattutto, molte volte certamente non lo rappresentano. Dobbiamo riconoscere
tutti noi che siamo pastori, che abbiamo l'ufficio del pastore, certamente dobbiamo qualche volta arrossire davanti ai nostri fedeli, perché la nostra azione, la nostra persona, il nostro essere non rappresenta certamente il pastore. E tutti noi dobbiamo in un certo senso chiedere sempre perdono, perché non amiamo sufficientemente. Nessuno, diceva il santo curato d'Ars, il quale era un prete realmente che aveva dato tutta la sua vita e che dava tutta la sua vita al gregge, quando la donna che gli faceva, lo aiutava un po' in casa, che ottenne di aiutarlo un po' nella sua grande debolezza, e gli diceva: lei, signor curato, si dà troppo, lei si affatica troppo, lei sta male troppo. E lui diceva: ma non ho ancora dato la vita, e quindi non è vero che faccio troppo, perché Gesù ha potuto dire: omnia consummatum est, tutto è stato compiuto, perché ha dato l'ultima goccia di sangue per i suoi figli o per i suoi fratelli. E quindi finché io non avrò dato l'ultima goccia di sangue, non potrei dire che ho fatto troppo. Ecco, ed è molto bello questo, perché è vero, nessuno di noi può dire: ho amato sufficientemente, mi sono dato generosamente, perché davanti al modello del pastore ognuno di noi deve arrossire e deve dire: faccio quel poco che posso, che certamente è molto lontano da questa pienezza con cui tu hai dato la vita per i tuoi fratelli o per i nostri fratelli. Ecco. E quindi qualche volta davanti a certe celebrazioni o elogi, io dico la verità, sento fortemente questa sofferenza, perché penso al buon pastore, a lui che mi alimenta tutti i giorni con la sua stessa vita, con il suo stesso sangue. E così vorrei concludere questa immagine del buon pastore che ci deve accompagnare, specialmente in questi momenti un po' di smarrimento, di confusione, e anche proprio nella nostra patria non c'è molta pace, non c'è molta chiarezza, non c'è molto sole, direi, ecco, come non c'è fuori il sole. Oggi dobbiamo pregare particolarmente il pastore, perché un po' più di luce anche illumini la nostra vita familiare, la nostra vita politica, la vita della nostra patria.